Buongiorno amici e bentrovati in questa nuova giornata qui nel Roero. Siamo arrivati adesso a Vezzadalba, abbiamo appena parcheggiato la nostra macchinina e lo scenario che si apre davanti a noi è questo. Direi spettacolare, no? Per cominciare. Ora andiamo a trovare un posticino dove recuperare due panini, due focacce, qualcosa per mangiare a pranzo e poi partiremo per la nostra escursione di oggi. Oggi sentiero del Tasso. Vezzadalba è abbastanza deserto, abbiamo cercato per un po', era tutto chiuso, non c'era niente di aperto, supermercati non ce ne sono, gente in giro non ce n'è, panetterie non le abbiamo trovate, solo un alimentari al fondo del paese, fortunatamente era aperto, non aveva moltissima scelta, abbiamo comunque recuperato dei grissini, qualche affettato della gorgonzola da poter mangiare a pranzo. Yeah! Un posto fighissimo, usciti dal paese, siamo qua in un vigneto, è tutto circondato da montagne, colline, veramente spettacolare. La segnalazione inizia a mancare un po', infatti fortunatamente abbiamo le tracce GPX che ci aiutano, le abbiamo scaricate gratuitamente dal sito dell'Ecomuseo delle Rocche, quindi è molto facile. Qui alle mie spalle è il forno comunitario, un forno che veniva utilizzato dagli allevatori e dai contadini in maniera comune per cuocere il pane. Ogni famiglia veniva qua a turno e cuoceva il proprio pane. È una cosa molto bella perché praticamente le famiglie più povere ovviamente non potevano permettersi un forno e il signor feudatario della zona metteva a disposizione forni tipo questo qua. Dovevano comunque pagare una tassa, però è una cosa molto bella. Sì, sì. Credo. Allora, abbiamo appena fatto una piccola deviazione al Santuario della Madonna dei Boschi, questa chiesetta che si erge su una collina, nelle quali cripte sono sepolti i corpi dei Roero, i signori feudatari di questa zona che hanno dato proprio il nome a tutta la zona del Roero. È un bel posticino perché ci sono tutti i tavoli attrezzati nella pineta e la vista è veramente strepitosa da quassù. Allora, ci mancano circa 2 chilometri per arrivare, ma non riusciamo a trovare la strada perché sia la traccia GPS che le paline segnano percorsi che in realtà non esistono, perché siamo in mezzo alle vigne e stiamo camminando qui su e giù da ormai 20 minuti e non riusciamo a capire quale sia la strada, perché appunto tutte segnano queste vie che però tutto sembrano fuorché sentieri. In compenso abbiamo una bella vista, quindi dai, non ci lamentiamo troppo. Precisiamo comunque, questo è l'unico tratto di sentiero un po' più impegnativo. Siamo alla fine, non ce lo si aspettava, però il sentiero ci porta a questa salita e chissà, magari a qualche sorpresa al termine della salita. Speriamo. Siamo quasi arrivati, quella piccolina là in alto è Vezzadalba.
Esattamente come immaginato, abbiamo recuperato il sentiero. Non era ben battuto quel pezzo tra le vigne, ma abbiamo recuperato, abbiamo capito quale strada fare e la prossima volta non ci perderemo. Cioè, non ci siamo mai persi in realtà, abbiamo solo vagato per la stessa vigna facendo tanti piccoli anelli. Abbiamo mangiato un po' di uva nel frattempo, esatto. Ok, siamo arrivati finalmente alla macchina. Zietto è laggiù sdraiato morto. L'ultimo tratto è abbastanza impegnativo perché dopo la salita della vigna c'è un pezzo di bosco e poi si risale un pochino perché dal paese di Borgo Nuovo si deve arrivare a Vezza d'Alba. È un percorso veramente molto interessante e super bello, super consigliato, è adatto abbastanza a tutti. L'unica cosa, in alcuni tratti ci sono salite prepotenti, bisogna avere un minimo di, più che allenamento, volontà mentale e spirito positivo per poterlo affrontare. Io spero che, come sempre, questo video vi sia piaciuto. Vi invito a scrivermi per qualunque domanda e a iscrivervi soprattutto al canale per rimanere aggiornati sulle prossime avventure. E vi saluto con questo splendido panorama alle mie spalle, il Roero. Ciao a tutti!